Siamo a Taranto, zona industriale, dinanzi alla Giove SRL, un presidio di lavoratori che non ricevono, non percepiscono lo stipendio, almeno la metà dello stipendio di dicembre non è stato percepito e l'intero stipendio di gennaio-febbraio, e ora siamo a marzo. Peraltro l'azienda si è rizelata, ha manifestato il suo disappunto perché a suo dire queste manifestazioni dinanzi appunto alla sede altro non farebbero se non creare un danno di immagine. Siamo con Cefaliello, rappresentante di USB per l'appalto, e ci sembra davvero di essere sprofondati nel medioevo dei diritti, perché parliamo di dipendenti che non ricevono stipendio e che devono avere il loro sacrosanto diritto di manifestare, e lo stanno facendo civilmente nel rispetto delle varie normative, anche anti-Covid. Sì, sì, ha perfettamente ragione. Questo fatto che loro si lamentano dell'immagine, io mi viene da ridere soltanto, perché arrivato a sto punto, da dicembre questi lavoratori non percepiscono soldi, non so quale immagine loro si stanno preoccupando. Anzi, si dovrebbero preoccupare veramente per l'immagine, perché qui a fianco alla Giove SRL c'è la Giove Costruzione, dove questi lavoratori percepiscono tranquillamente gli stipendi, c'è sempre Giove, mentre questi lavoratori della SRL non percepiscono né soldi, ma nemmeno il buongiorno, perché qua il problema non è soltanto i soldi, questa è un'azienda che non riceve, non ha educazione, non ha rispetto dei lavoratori, quando questo impero sono fatti grazie ai sacrifici di anni e anni di lavoro di questi lavoratori. Ecco, Cefaliello, poi l'assurdo, la cosa più incredibile è che l'azienda si trincera dicendo ArcelorMittal non ci paga e noi non paghiamo. Anche questo viene da ridere, perché no, è facile fare gli imprenditori in questo modo, anche io e lei possiamo aprirci direttamente. Se io non ricevo lo stipendio cosa faccio? Vado dall'Enel e dico non pago la bolletta? Certamente, perché questo è il danno che stanno subendo i lavoratori, ormai il livello è diventato assurdo, insopportabile, i lavoratori stanno litigando le proprie mogli, in famiglia c'è un disastro enorme e quindi non ce la fanno più, quindi noi andremo avanti con questa lotta. E la cosa più assurda che c'è in questa fase, che siamo stati da prefetto, siamo stati da Mittal, siamo stati dappertutto, ma nessuno prende un'iniziativa per porre fine a questa situazione. Allora io dico, come può un'azienda a fianco a un'altra azienda, la stessa azienda, uno paga e l'altro no? Quindi il rischio di impresa dove sta? Secondo me c'è nella natura dell'imprenditore quello di dare garanzia al lavoratore, a prescindere dalle situazioni. Certo, la situazione di ArcelorMittal è pesante, nessuno lo nega, però gli imprenditori devono assumersi le proprie responsabilità, perché ricordiamo che dietro il lavoratore, a fianco al lavoratore, c'è una famiglia, c'è la moglie, ci sono i figli, ci sono i bambini. Certo, questo è il dramma che stanno vivendo i lavoratori, quindi il rischio di impresa questo non sanno neanche che cos'è, però io secondo me mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo. Questo è un gioco sporco che sta facendo Giove SRL con Giove Costruzioni, perché non si capisce che di qua non c'è problema, dall'altra a fianco c'è il grosso problema da dicembre. Questi non hanno proprio intenzione, questi stanno facendo un gioco sporco al loro interno, non so qual è questo gioco sporco, speriamo che uscirà a galla. E l'auspicio che a questo punto il prefetto e le istituzioni intervengano? No, sì, certo, noi speriamo che il prefetto intervenga, che le istituzioni locali intervengano tutte, anche il sindaco, qualcuno si deve muovere, che questi lavoratori non possono essere lasciati allo sbando. Qui la Fiomo non c'è, però la USB, siamo a fianco ai lavoratori, non li molleremo, saremo sempre al loro fianco fino a quando non si risolverà il problema. È giusto ascoltare la voce, la viva voce dei lavoratori che non percepiscono stipendio? È giusto, noi siamo qua sotto la pioggia, al freddo, per i nostri diritti. Cerchiamo soltanto quello che abbiamo lavorato, non cerchiamo di più. Non facciamo i conti in tasca a nessuno, non vogliamo niente da nessuno in più di quello che ci spetta. Vogliamo i nostri stipendi, vogliamo soltanto essere messi come tutti gli altri. Lavoriamo per essere pagati. E soprattutto non vogliamo un imprenditore del genere
che ci dà sempre la stessa risposta, banale, banalissima. ArcelorMittal, non paga, io non vi pago. Non interessa, io lavoro con la Giove SRL. Che deve assumersi le sue responsabilità, senza alibi e senza scuse. E a questo punto la Giove non ha nessuna responsabilità, non si prende responsabilità, non si fa vedere qua, non si dice niente, non ci dice una parola, non ci dice assolutamente niente. Noi siamo esclusi dal mondo. Nel 2021 siamo come nel Medioevo. Senza luce, senza acqua, senza gas, non possiamo far mangiare un adolescente, non possiamo farlo studiare, perché purtroppo adesso con la DAD non la possono neanche fare, io non gli posso pagare neanche internet, io e tanti altri miei colleghi e comunque. È quello che dicevamo appunto prima, cioè a fianco ai lavoratori c'è una famiglia, ci sono le mogli, ci sono i bambini, ci sono i figli. C'è tutto gira intorno a noi, noi lavoriamo per la nostra famiglia, non lavoriamo per riempire le tasche a loro. Se a loro gli manca un euro, si fermano, bloccano tutto. A noi ci mancano 4 mensilità, non se ne fregano meno di niente questi. Devono uscire fuori qua con noi e farci capire cosa vogliono fare.